Ho piacere di salutare questo convegno dei giuristi cattolici e questo importante tema che affronteranno, il rapporto tra i cristiani e le istituzioni, un tema sempre presente, ma mi fa piacere soprattutto di vedere tanti giuristi cattolici riuniti qui stasera. Io volevo solo salutarvi e dare l'accoglienza qui nel nostro Convento San Domenico, del Centro San Domenico, e lascio subito la parola ai protagonisti di questo incontro che richiedono tutto il tempo necessario per affrontarlo. Grazie a Maurizio Millo che è un amico anche del centro perché è venuto a parlare con noi, grazie a Sua Eminenza che è di casa ormai qui al Centro San Domenico. E grazie anche al Presidente dei Cattolici, Giuseppe Colonna, che è anche un amico del nostro centro, perché è sempre presente. Grazie e buon convegno a tutti voi. Grazie di essere presenti. Io credo che prima di tutto, i soci dell'Unione dei Giuristi Cattolici, il cui consiglio direttivo e chi vi parla sono espressione, devono fare dei ringraziamenti. La mia introduzione sarà molto succinta, perché noi tutti siamo qua per sentire il dialogo che ci sarà tra il Presidente Lillo e Sua Eminenza Matteo Zuppi. I ringraziamenti vanno innanzitutto a voi che siete presenti, forse non è tanto corretto, ma il fatto che voi abbiate dedicato parte del vostro tempo a questo incontro è per me personalmente, per l'Unione Giuristi Cattolici e credo anche per chi parlerà questa sera, segno di rispetto e di attenzione. Subito dopo i ringraziamenti vanno necessariamente a Don Matteo e a Maurizio Millo, perché chi ha visto la televisione ieri pomeriggio sa quali sono gli impegni che prende Don Matteo e in parte anche di riflesso in qualche modo anche Maurizio Millo. Subito dopo i ringraziamenti vanno a un assente, che è il professor Damiano Mocilla, che il nostro cardinale conosce bene, che mi ha telefonato, avrebbe voluto essere presente con noi, ma purtroppo non è potuto venire per ragioni vere, insomma, non per scuse. Un altro ringraziamento va all'avvocato Mattia Ferrero, che invece è qui con noi. È il vicepresidente dell'Unione Nazionale, ma soprattutto nell'incipit che ha avuto l'Unione Giuristi Cattolici di Bologna, ha avuto ha dato un grosso contributo. Io chiederei a Mattia di alzarsi perché voi almeno lo vediate, c'è qua sotto. L'ultimo ringraziamento, no, sì, il penultimo ringraziamento, non per importanza, ma anzi è un crescendo, va a Monsignor Massimo Mingardi, che è il consulente ecclesiastico della Unione Giuristi Cattolici. Il ringraziamento va per le messe che lui celebra, perché i giuristi cattolici vanno a messa quantomeno una volta alla settimana, no? Anzi, due volte alla settimana, due volte, una volta la domenica e la seconda volta il martedì a San Procolo, e veramente anche con le sue omelie veramente costruisce molto. Ultimo ringraziamento è per il Centro San Domenico e anche per, mi sia consentito, per Maria Campone, che effettivamente è stata una componente essenziale, ha avuto una disponibilità veramente fuori dal comune. Fine dei ringraziamenti. Ecco, il mio compito specifico è presentare in maniera molto, molto breve la Unione Giuristi Cattolici di Bologna e credo che la cosa migliore sia richiamare l'articolo 2 del nostro statuto, che in sostanza riprende lo statuto nazionale. L'articolo 2 dice: la UGC ha lo scopo di contribuire, ha lo scopo di contribuire, lo ribadisco,
nel senso che è uno scopo molto importante, per cui noi possiamo solamente contribuire all'attuazione dei principi dell'etica cristiana nell'esperienza giuridica. Nello stesso articolo 2 poi si elenca tutta una, ci sono in 6 punti, c'è l'esemplificazione di che cosa significhi questo contributo e quali siano gli strumenti, il comma terzo, per arrivare. Vi lascio, riprendono sostanzialmente la normativa che si trova su internet a proposito dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, salvo un punto di cui mi occuperò successivamente. Sostanzialmente credo che al centro del nostro essere giuristi, ogni giorno, vi debba essere l'uomo. L'uomo con la U maiuscola, nel senso che coinvolge la persona umana. O se si preferisce, secondo una splendida esemplificazione che di recente ci ha dato il nostro Cardinale Arcivescovo, il cuore, no? L'abbiamo sentito, alcuni di noi erano presenti, il cuore che identifica la persona umana. E ce lo dice in fondo anche Papa Francesco, quando voi aprite il sito dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, c'è questa frase nella presentazione, spero ci sia ancora, Mattia c'è ancora, nella presentazione del congresso che si è tenuto dal 9 all'11 dicembre a Roma. Questa frase di Francesco. Il ruolo di giurista cattolico è quello di contribuire alla tutela della dignità umana. Sentite come c'è questa ripetizione del contribuire. Ecco, questo mi sembra una sintesi perfetta dello scopo che ciascuno di noi, giurista o meno, non è solo dei giuristi ovviamente, ma in fondo anche cattolico o meno, è un dovere dell'uomo. Una sintesi di tutto ciò che noi dovremmo porre a base della nostra attività e della nostra vita. Per l'UGC però rappresenta la ragione stessa, mettere al centro l'uomo, la ragione stessa del suo essere, e che va conseguita, proprio perché siamo cattolici, attraverso una formazione spirituale che è elencata in quegli articoli che vi dicevo. Messa settimanale, ritiri spirituali, lezione divina, formazione, come si legge appunto nell'articolo 2. Secondo me è così che si comprende la ragione di stare insieme nella Unione Giuristi Cattolici. Essere cristiani nell'ambito della professione di giurista, ponendo l'uomo e la solidarietà con l'uomo al centro, è talmente impegnativo da richiedere innanzitutto l'aiuto di Dio, cui tutto è possibile. Ci lasciamo un po' di spazio, no? Ecco, il problema è che noi tendenzialmente pensiamo a noi stessi, siamo noi il centro del mondo e non lasciamo spazio. L'aiuto di Dio è l'aiuto di tutti i fratelli che fanno parte dell'Unione proprio per giungere a questo risultato. Dunque non è un semplice volemose bene, passami il bolognesismo. Non è un volemose bene generico e indifferenziato, come l'Unione non è un circolo culturale, senza nulla togliere ai circoli culturali, ma è una precisa visione della vita che accomuna più giuristi. Sto concludendo, non vi faccio perdere altro tempo. E concludo con due dati finali. Il primo è il ricordo della Costituzione della Repubblica Italiana, di cui stiamo festeggiando il 75esimo anniversario. La lettera F di quel famoso articolo 2 che vi ho citato all'inizio, che è l'ultima, che conclude l'esemplificazione degli scopi perseguiti dall'Unione Giuristi Cattolici, la lettera F, che non a caso è stata suggerita da Maurizio Millo, mi sembra anche doveroso citarlo, dice, uno degli scopi, quello finale, promuovere allo scopo di favorire il conseguimento dei fini di cui ai punti che precedono, lo sviluppo di una cultura civica fondata sulla realizzazione dello spirito e del progetto di società presenti nella Costituzione italiana.
e che se ne dica la Costituzione italiana è essa stessa conforme, può aiutare a raggiungere quella che è la solidarietà e la stessa visione cristiana della vita. Per cui il nostro essere giuristi cristiani deve portarci, articolo 2 della Costituzione, a favorire i diritti inviolabili dell'uomo e ad essere i primi ad adempiere, sempre articolo 2, i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. I doveri sono un po' più trascurati, però l'articolo 2 si riferisce ai diritti e ai doveri. Articolo 3, a far sì che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono. E infine l'articolo 4, che non cito per ultimo, forse perché è meno importante, ma forse perché è quello più importante di tutti. Il compito è quello di assolvere il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. Articolo 4 della Costituzione. Ecco, teniamoli a mente, anche come cristiani e come cattolici. Direi qui che la Costituzione nel suo insieme, e in particolare questo articolo 4, compegnano perfettamente quanto tutti i cittadini, in particolare i giuristi cattolici, sono chiamati a fare. Ultima notazione, qui finisco proprio. È una citazione della lettera di San Paolo, apostolo ai Romani, capitolo 14, versetti 17-19. Il regno di Dio non è cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi si fa servitore di Cristo. Queste cose è ben accetto a Dio, estimato dagli uomini. Cerchiamo dunque ciò che porta alla pace e all'edificazione vicendevole. Credo che altre cose non ci siano da dire. Lascio la parola ai due dialoganti. Adesso va, vero? Servava una benedizione particolare. È come lì nella Cappella Sistina, col dito. E allora il mio compito, come avrete pensato nell'affluire qui, è oggi prima di tutto far emergere le questioni e i problemi che un tema come quello di oggi pone, forse anche di sottolineare alcuni aspetti che sono molto di moda ma invece non vanno così considerati, poi vedremo, ma stimolare in generale la riflessione di tutti, perché in fondo lo scopo è quello, che viene qua, vuole riflettere su delle cose, finalmente in una pausa rispetto alla frenesia della vita che è costretto a condurre tutti i giorni, e allora il servizio da fare è quello appunto di stimolare queste possibilità di riflessioni e poi di stimolare le risposte che Monsignor Zuppi saprà dare ad alcune domande che provo a fare. Una sottolineatura personale è questa, che il tema di oggi è un po', come dire, preoccupante. Io ho scritto i miei appunti tremendo, ma questo adesso non esageriamo. Per chi come me ha trascorso tutta la vita praticamente facendo la persona delle istituzioni, no? Facendo il magistrato, perché approfondendo un tema come quello di oggi si potrebbe scoprire che ho sbagliato tutto, ho passato una vita facendo una cosa e dice no, però dovevi farne un'altra, la dovevi fare in un'altra maniera. Spero di no, ma insomma è una delle cose che bisogna rischiare ogni tanto, e come capita a me, però bisogna dire che problemi del genere ce li hanno, non vorrei complicare le vostre notti, anche gli avvocati, i professori universitari e non, i funzionari pubblici, cioè tutti quelli che in qualche maniera rappresentano
o le istituzioni di fronte ai cittadini normali, oppure fanno da mediatori e da persone che sono in grado di aiutare il rapporto tra i cittadini e le istituzioni. Non di fare come l'avvocato Attecca Garbugli, insomma, ma come uno che riesce a rappresentare le prospettive della vita concreta in maniera che il giudice possa capire, che non è sempre facile far capire i giudici, ma insomma poi loro si impegnano, io posso garantire, e far capire qual è l'interesse concreto, il diritto da tutelare. Ecco, l'aspetto delicato quando uno pensa a il rapporto tra i cristiani e le istituzioni è che tutti e due questi aspetti, l'essere cristiano, l'essere cittadino, tendono a investire tutta la vita, per cui o spontaneamente si trova in modo di conciliarli oppure finiscono facilmente in conflitto. E questo è un problema serio. Prendere coscienza a un certo punto che si vuole essere cristiani sul serio o un po' sul serio significa in qualche maniera imboccare una via, una strada che poi dura tutta la vita, si spera, e che crea una serie di problemi, e risolvendo i quali uno prende delle posizioni, fa delle scelte, in qualche maniera, diciamo, si comporta, vive, sente da cristiano in tutte le cose che fa, se ci riesce, quando ci riesce. Essere cittadino è una problematica analoga, a prescindere che uno sia cristiano o meno, per tutta la vita, quando uno affronta i problemi quotidiani, si può fare da buon cittadino o da cattivo cittadino, rientrando nella categoria dei cattivi cittadini anche quelli che non ci pensano proprio, perché non si pongono il problema di essere cittadini. E allora però queste due prospettive, entrambe così coinvolgenti, rischiano, e spesso sono, in conflitto, o rischiano di sembrare in conflitto, qualche volta potrebbero non esserlo, ma bisogna allora porsi il problema e scoprire come si risolvono questi conflitti, perché appunto entrambe le prospettive investono la persona nella sua globalità e vengono prese sul serio. E coinvolgono la vita nella sua interezza. Non c'è una fase della vita in cui uno dice me ne dimentico. E allora io ho provato a pensare a alcuni aspetti su cui riflettere, ce ne sono altri ovviamente, questi temi non sono mai esaurienti o esaustivi, adesso li pongo provando a dire alcune cose su cui ho riflettuto e provando a vedere che tipo di domande ne emergono. Poi ognuno di voi in realtà se le farà a se stesso, noi poi le facciamo al cardinale, sentiamo lui che dice, perché ci fidiamo che lui ci abbia pensato anche. Adesso poi vediamo. E il risultato è un'altra cosa, infatti. Ma già pensarci è un pregio non da poco, perché infatti il primo aspetto che io ho detto è che bisogna imparare ad accorgersi che c'è questa possibilità di conflitto tra l'essere cristiano e occuparsi delle istituzioni, evitando la superficialità che viene fuori da una vita troppo accelerata. Adesso si vive talmente di corsa, in buona fede, cioè si è impegnati a risolvere talmente tanti problemi che tutti ci chiedono le cose più strane, e finiamo per fare quello che possiamo, ma in maniera tendenzialmente superficiale, o almeno questo è il rischio, diciamo. E quindi il primo aspetto, la prima cosa da percepire è che esiste il pericolo del conflitto. Bisogna vedere se le nostre azioni quotidiane rispettano o no i criteri di queste due vie che dicevo, no? Quella del cristiano e quella del cittadino, possono coincidere, possono no, bisogna almeno accorgersi che può succedere di no. I cristiani dei primi secoli, noi credo che lo sappiamo tutti, avevano chiaro che aderire a Cristo significava, come dire, opporsi all'imperatore, perché a quei tempi l'imperatore era visto come una figura sacra, tutto l'apparato statale appresso all'imperatore era in qualche maniera sacralizzato, e quindi c'era questo conflitto con
la legge statale, molto forte fino a Costantino, dopo c'è stato il fenomeno opposto per molti versi, ma fino a sono tre secoli, per noi ci dicono, sono tre secoli, bastano subito, da quante generazioni ci hanno vissuto in quei tre secoli, in cui i cristiani avevano chiara questa, che era addirittura un'opposizione, e non solo, ma tendevano a sottovalutare, quando non disprezzare, tutta la funzione della legge come tale, perché avevano chiaro che venivano dal popolo di Mosè, il quale, come dire, riponeva troppa fiducia nella legge, pensava che l'osservanza della legge salvasse di per sé, e invece il cristianesimo è nato affermando il contrario. Certo c'è un'etica, anzi l'etica meno male che c'è, e certo ci sono delle conseguenze, ma diciamo, l'osservare la legge è solo una conseguenza, il problema è l'amore, come ha detto San Paolo, come ho detto io, no? Che la carità è importante, non sono i comportamenti esteriori, la legge regola inevitabilmente i comportamenti esteriori. Il cristianesimo è nato dicendo che certo ci sono delle conseguenze necessarie nei comportamenti, appunto l'etica, ma il problema di fondo è la radice. I cristiani attuali hanno il problema opposto a quello dei cristiani, quindi smettiamo di pensare alla Chiesa dei primi secoli, il problema dei cristiani attuali quando non sono del tutto indifferenti al problema, parlo dei cristiani, gli altri giustamente possono essere indifferenti al problema, i cristiani attuali rischiano di abituarsi senza saperlo per il tipo di società, di mondo, di sistema in cui viviamo, sono abituati a sperare che sia la legge a risolvere i loro problemi, a risolvere i conflitti, a risolvere le difficoltà della vita. Ci aspettiamo che uno Stato, tanto più se democratico, bello, progressista, come noi vorremmo sempre che fosse lo Stato in cui viviamo, risolva questi problemi, li risolva in maniera giusta, se poi c'è o no la fede, la religione, eccetera, questo è un sovrappiù, una questione privata di alcuni, ma lo Stato deve risolvere i nostri problemi. Se la famiglia non funziona si va dal giudice, non si va mica più dal parroco, e può anche essere giusto, però non è una prospettiva immediatamente certa se uno pensa che le istituzioni, non è detto che debbano, la funzione delle istituzioni non sia quella di garantire la felicità degli uomini, mentre noi tendiamo a pensare di sì e ci scandalizziamo se non lo fanno, scandalizziamo nel senso che parte d'Europa, in che stato mi tocca vivere. Ecco, è interessante che in ogni momento storico, quando c'è maggiore, in momenti storici di confusione, quindi adesso io credo che siamo in un momento di quelli, ma forse su questo facciamo presto essere d'accordo tutti, gli animi che più sinceramente si sentono innovatori, che cercano di essere vicini a chi ha difficoltà, che rischia di essere emarginato o è emarginato proprio, tendono a sottovalutare l'intervento dell'autorità, cioè la possibilità che l'autorità sia buona, diciamo questo termine. Vi ho detto una formula lieve perché spesso i più innovatori, quelli che si sentono più rivoluzionari, addirittura avversano l'autorità. Voi sapete che la parola autorità viene dal verbo latino che significa far crescere, no? L'autorità dovrebbe servire a far crescere la situazione personale di tutti i cittadini. Attualmente, quando va bene, le persone che circolano per strada, se le intervistate, diranno che l'autorità potrebbe fare meglio per le pensioni, potrebbe fare meglio per questo aspetto, la sanità non funziona, eccetera, ma io credo a nessuno, a quasi nessuno, verrebbe in mente di dire che l'autorità dovrebbe occuparsi di aiutare i cittadini a crescere nella loro personalità, a svolgere la loro personalità, come dice, ho usato le parole, l'articolo 2 della Costituzione italiana, invece non lo sa nessuno, e secondo la Costituzione italiana c'è un problema di crescita della personalità dei cittadini. Naturalmente qui c'è un filone che io adesso non affronto, dei problemi del rapporto con lo Stato etico, cioè vuole evitare che lo Stato abbia un'etica e si preoccupi
passato ai cittadini, e questo mi sembra giusto, però non è solo questo, è proprio che più ci si sente, diciamo, moderni, progressisti, votati a servire l'uomo, più si rischia di guardare l'autorità con diffidenza, diciamo così, e anche per la Chiesa. Quando va bene la Chiesa dice vabbè, ci sono molti pastori, cosiddetti pastori, e non ci occupano abbastanza delle pecore, non fanno bene il loro mestiere. Qualcuno addirittura si preoccupa, perché Papa, si preoccupa troppo della sua strada personale, dei suoi interessi personali, invece di occuparsi di questo, ma in tutto un mondo da cui emerge quindi una domanda. E così passiamo alla prima delle questioni. Come imparare a non dividere le persone di buona fede? Perché le persone di buona fede, grosso modo, adesso io ho delineato questa situazione perché mi interessava proprio far emergere questo, che nel mondo c'è tanta gente di buona fede che si impegna, che si dà da fare, la maggioranza, io credo, ha una visione tutto sommato ottimistica della vita. A volte si fatica a mantenerla, però insomma io ce l'ho ancora. E però qual è il problema? Che le persone di buona fede tendono a dividersi e poi alla fine a combattere fra loro invece di allearsi fra loro, fra quelle che credono che le istituzioni possano avere una funzione positiva, quindi in qualche maniera collaborano con le istituzioni. Adesso parlo a persone che mi capiscono, sono tutti temi molto ampi, ma insomma facciamo appunto che ci capiamo. E quindi in qualche maniera fanno i bravi cittadini in tutti gli aspetti, perché credono che in qualche maniera tutti insieme le persone di buona volontà possono mandare avanti il mondo verso il meglio. Questa parte di persone intelligenti di buona volontà finisce spesso per opporsi e lottare e viceversa con quelli che invece sono così di buona volontà, così impegnati, così seri a volte, e dicono no, tutto sbagliato, non possiamo collaborare con le istituzioni, dobbiamo opporci, perché sono una maniera di disgraziati. Sono delle persone di cui non si può avere fiducia. E allora finisce che la battaglia spesso è tra questi due gruppi, e che la mancanza alleanza tra questi due gruppi non aiuta un'evoluzione positiva, o almeno questa è la mia percezione. Quindi la prima domanda è quella: come si fa ad aiutare invece tutte le persone di buona volontà che stanno sia qua che là a riconoscersi e a lavorare meglio insieme, a cercare di collaborare o almeno di non lottare fra loro per poter davvero fare delle istituzioni migliori. E io qua mi fermo un attimo, poi dopo faccio altro. Però. Grazie. Io non è che ho le risposte, voglio dire, di questa riflessione, come è stato detto all'inizio, e sono contento di poter condividere alcune riflessioni, di poterlo fare qui, di fare anche il ringraziamento, anche tantissimi auguri all'Unione, che mi auguro, che davvero spero che sia un luogo dove riflettere, confrontarsi, anche indicare delle soluzioni se necessario, perché credo che ne abbiamo davvero un grande bisogno. Cioè, non è, diciamo, stiamo vivendo un momento molto particolare. Sarebbe da inconsapevoli, da simpatici giocherelloni che in fondo pensano sempre che c'è tempo, che poi andrà bene, andrà tutto bene. In genere poi i simpatici giocherelloni diventano terrorizzati. Il passaggio è dall'uno all'altro, che non si rendono conto anche di quanto noi abbiamo ricevuto, di quello che stiamo vivendo e di quello che dobbiamo lasciare. E siccome viviamo in un momento, appunto, non può sempre dire che tutti i momenti sono particolari, non c'è dubbio, bisogna coglierli, altrimenti sono tutti uguali, cioè esisto solo io.
in questo senso diventano tutti uguali. Il mondo intorno non è sempre tutto uguale, tutt'altro. Penso che se io riduco tutto a me, diventa un po' tutto quanto uguale, prendo soltanto quello che mi interessa o in cui ho qualche ruolo che penso sia importante. Viviamo appunto in un momento di scelta in cui abbiamo delle responsabilità. Chi tra di noi ha delle responsabilità pubbliche, penso che avverte il peso anche di queste responsabilità, perché non è la stessa cosa se lo faccio o non lo faccio. Il giocherellone pensa che è sempre la stessa cosa, ma non è la stessa cosa, perché se io scelgo oggi qualcosa che probabilmente non vedrò, non mi conviene, che è qualcosa che va oltre, che supera, che è per il futuro, che è per altri, no? O se non lo faccio, o se lo faccio alla come viene, scherzando, ogni tanto dico la viva il parroco, diciamo il rispetto che è doveroso per la categoria che insomma, ecco, cambia parecchio, lo vediamo nelle difficoltà. Credo che il PNRR per esempio richieda delle istituzioni che funzionano, capaci anche eventualmente di cambiamenti qualora è necessario, ma di cambiamenti che guardano al futuro, che aiutano a preparare il futuro. Mi sembra che ce n'è un grande bisogno di questa riflessione e di queste decisioni, non è soltanto appunto accademico, anche perché credo che le scadenze ci sono, scadenze a cui non inderogabili, che richiederanno ovviamente delle scelte, eccetera. Per questo io ringrazio tanto di questa riflessione l'Unione. L'altra considerazione che volevo fare era sulla cultura civica, che è stata evocata prima, e qualche volta, come dire, la cultura civica vuol dire anche così, il saper pensarsi insieme. C'è un po' di civiltà, civica, dal piccolo al grande, dalle logiche istituzionali parallele, per esempio, no? Oppure dall'idea che dal sentirsi talmente presi, preoccupati di sé che le cose comuni non contano. E le istituzioni sono quello che reggono la casa comune. Per cui diciamo, la scarsa cultura civica o una cultura civica che per esempio è più impaurita, che a volte si sente così quasi di giustificare l'impegno comune, no? E credo che c'è appunto molto da arricchire la cultura civica, che ovviamente non è che qui soltanto un problema così di conoscenza delle regole del gioco. Anche a me un pochino ha sorpreso che i 75 anni della Costituzione così spassano abbastanza con poca consapevolezza. Poi alla fine ci si preoccupa se bisogna cambiare qualche cosa, ma certamente non è che la Costituzione è il Vangelo, ma certamente il rischio è di piegare sempre al contingente, ecco, questo è il nodo, oppure di non vivere lo spirito della Costituzione, che è quello che può permettere anche, io credo, un cambiamento che non sia opportunistico. E cambiare in maniera opportunistica la Costituzione è niente di peggio che uno può fare, penso io. Perché deve fare esattamente il contrario, non in maniera opportunistica, no? Non riusciamo a fare una legge elettorale, scusate se questo mi fa un po' innervosire, peraltro l'abbiamo detto come consiglio permanente, la legge elettorale, che chi l'ha fatta dice che è un porcellum, e forse, ma mettiamoci d'accordo su prima che una cosa, visto che tutti sono d'accordo, tutti, che non va bene, e tutti non sono d'accordo su come farla. Forse già la prima, nel senso disse anche perché credo che, qui non so che può rispondere, ma insomma credo che sia anche il primo pezzo, no? Che la legge elettorale è quello che
che permette di rappresentare la volontà dei cittadini. Quindi se non funziona quella diventa molto più complicato al per questo. Quindi la cultura civica. Poi i cittadini, insomma, qualche volta sembra una roba così del che c'era in Francia qualche tempo fa. Dovremmo forse anche imparare a ricordarci la bellezza, il senso di essere cittadini, l'orgoglio di essere cittadini, cittadini italiani, cittadini europei. Poi qualche anno fa qualcuno gli aggiungeva sempre cittadino del mondo, però tutto sommato vanno bene tutti e tre, e forse tutti e tre si aiutano, e penso che sia una consapevolezza, perché i cristiani e le istituzioni è in questo senso. Due tre cose ancora di premessa. Una è un'idea anti-istituzionale che purtroppo è molto pervasiva, cioè qualche volta l'istituzionale sembra una roba finta, in fondo resta un po' un retaggio, un po' spontaneista, un po' movimentista, un po' all'epoca così di fare le cose più personali, per cui l'istituzione in fondo è un vestito che sta sempre stretto, una roba un po' impersonale, mentre invece devo sempre mettere qualcosa di mio. A furia di mettere qualcosa di mio non c'è niente di nostro, questo è il nodo. È lo stesso ragionamento: tanti io non fanno un noi, e tante felicità individuali non fanno una felicità per tutti. Allora, credo che questi retaggi, diciamo così, di una cultura anti-istituzionale, che forse all'epoca, non voglio, volevano rappresentavano anche paradossalmente la domanda di istituzioni più vicine alla gente, capaci di rispondere di più alle esigenze di una risposta più efficace, insomma, oggi credo che penso davvero di amare, difendere, custodire, proteggere, far crescere, innovare, come ha detto prima Maurizio, è fondamentale, perché senza le istituzioni non crolla tutto. Senza le istituzioni non c'è la casa comune. Ci possono essere così un compound in cui ognuno si gestisce il proprio piccolo, poi c'è forse qualche cosa che unisce tutti quanti. Per questo credo che una pervasiva cultura anti-idea, anti-istituzionale, e poi diventa tante cose, la diffidenza, il piegare le istituzioni all'interesse privato, anche la mancanza di attenzione a un buon funzionamento delle istituzioni. Io non so se è ancora vero, però io sapevo che l'Italia era il paese con la maggiore, in Europa, con la maggiore evasione fiscale. Poi non lo so se così è vero, no. Di sicuro non è che ci stanno a... ecco, che è in fondo un'idea anche un po' anti-istituzionale, un po' di furbizia, di arrangiarsi di mille cose, ma poi, insomma, vabbè. Per cui il problema che questo problema dei cristiani e le istituzioni non è accessorio, perché vogliamo essere cristiani e dobbiamo confrontarci con delle istituzioni a cui appunto il cristiano deve portare il proprio contributo. Ma le istituzioni sono davvero importanti. Poi, se le istituzioni non funzionano, funzionano altre cose. Le mafie. Ovviamente, o piegano le istituzioni al proprio interesse, o hanno tutto l'interesse che le istituzioni non funzionino. E quando diciamo le mafie, uso volutamente il plurale, perché sono varie ed eventuali, no? Per questo credo che buon funzionamento delle istituzioni, che vuol dire anche l'innovazione, perché poi la burocrazia esiste, certo che esiste la burocrazia, se non ci fosse la burocrazia le istituzioni non funzionerebbero, cioè sempre così
e c'è necessità che poi la burocrazia debba rispondere alle domande, che i tempi di questo, per cui dalla percezione del problema, per esempio, alla risposta, siano dei tempi vivibili e non eterni, e che quindi di ridare fiducia nelle istituzioni, e penso che sia un dovere dei cristiani, un dovere di tutti i cittadini. I cristiani sono dei cittadini fuori categoria. Non siamo fuori categoria, siamo cittadini. Qualcuno pensa di, qualcuno, guardate che un po' lo crede, che i cristiani sono cittadini o di serie B. I cristiani pensano di essere talmente cittadini che poi non si mettono in queste cose perché pensano ad altre. No, no, dobbiamo essere cittadini. E il versetto che ha letto prima con commozione, no? Lo ringrazio anche di quella, perché c'è tanto, a mio parere, quel versetto e anche della sua commozione, è proprio il senso di essere della giustizia, che non è che c'è la giustizia cristiana, poi ci stanno, poi dobbiamo insomma svolgere il nostro ruolo come cittadini. Poi è vero quello che dice Diogneto, a maggior ragione, cioè i cristiani hanno l'anima, devono portare l'anima, ed è questa l'ultima cosa che volevo dire. Poi soltanto io vorrei rileggere con voi, perché abbiamo discusso ieri con Maurizio, quei tre articoli della Costituzione, che se vogliamo è proprio funzionamento, primo funzionamento delle istituzioni, la regola di fondo, no? Per questo è così importante, anche nei valori, e dentro c'è, ci sono tanti valori cristiani, anzitutto la centralità della persona, perché poi il cittadino è sempre una persona, tant'è vero che molte volte viene utilizzato persona o uomo, ma con una grande anche differenza, donne, anche donna dovremmo aggiungere, ecco, cioè nella nostra Costituzione la centralità è sempre quella della persona, e proprio perché la centralità della persona c'è la centralità del noi, che è quello che dà senso alla persona. Riconosce e garantisce, articolo 2, il diritto inviolabile dell'uomo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. È proprio qui il nodo delle istituzioni, in cui c'è il diritto inviolabile nelle formazioni sociali e quindi della personalità di ciascuno, e il dovere inderogabile di solidarietà. Cioè le istituzioni non è piove governo ladro, sono io, ci sono anch'io, questo è il nodo, e io posso garantire qualcosa per gli altri. L'articolo 2-3, lo ricordava prima Pino, rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza. Beh, caspita se i cristiani, per esempio, che noi più uguali di così non possiamo essere, è mio fratello, cioè non è che ci pensiamo insieme. La risposta, dico subito, la risposta alla domanda di Maurizio è non solo soltanto essere le persone di buona volontà, ma c'è quasi un passaggio ulteriore, ne parlavamo anche ieri, che è fratelli tutti, cioè le categorie di Giovanni XXIII, per intenderci, che cominciava a scrivere le sue encicliche, a rivolgersi non soltanto ai cristiani, ma agli uomini di buona volontà. Papa Francesco, se volete, l'ha allargata ulteriormente, perché scrive e ci fa pensare fratelli tutti, tutti, quindi buona, cattiva, mezza volontà, a targhe alterne, tutti fratelli. E credo che è un passaggio ulteriore, diciamo, di consapevolezza della casa comune, quindi delle regole, delle strutture, dei basamenti della casa comune, per noi le istituzioni che permettono alla casa comune di vivere. In questo
fratelli tutti. Ecco, le ultime due cose, era l'articolo 4, ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività, lo ricordava prima, o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. E non possiamo non sottolineare anche il progresso spirituale. Quindi non si tratta soltanto di accrescere il conto in banca, c'è qualche cosa in più. E credo che i cristiani sentono queste due cose, tutte e due. Il progresso materiale della società vuol dire aiutare tanti a non essere più affamati, assetati, carcerati, nudi, a dare tante risposte, no? Materiali e spirituali. E l'ultima è l'articolo 52. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle. Già questo basterebbe, a mio parere, già sarebbe che ognuno fa quello che deve fare, tutto sommato, già sarebbe una buona cosa, di adempierle, comunque non basta ovviamente, con disciplina e con onore. A me ha colpito, mi sembra che era oggi o ieri, che il famoso posto pubblico, diciamo così, in cui le istituzioni le usavo per mettermi a riparo da qualunque problema, sto là dentro, sto nello Stato, non mi licenzia nessuno, c'era un film di era proprio posto pubblico, si chiamava, ecco, quello lì, dice che vanno deserti, e a me ha colpito molto, cioè che non si trovano, diciamo, funzionari pubblici, sia perché purtroppo le istituzioni, se le maltrattiamo, sono sempre più deboli, purtroppo è anche un meccanismo, no? Per cui se diciamo il pubblico conta di meno e mi butto tutto sul privato, a un certo punto ma non si può privatizzare le istituzioni, c'è qualcosa che non funziona se l'equilibrio, le istituzioni garantiscono il privato, se funziona il contrario siamo messi male, ecco, vuol dire che c'è qualcosa che non va, no? Ecco. C'è molta disillusione, forse l'ultima cosa, è qualche mese fa, come sono convinto che le istituzioni debbano funzionare bene, dipende da noi, e i cristiani hanno una responsabilità, cioè i cristiani devono essere buoni cittadini. Chissà, non deve essere uno, non è che dice, ma certo, mi interesso solo delle cose di chiesa, tra virgolette, no? Se il cristiano è libero dallo stato etico, va bene? Ma obbedisce allo Stato, aiuta, deve dare forza alle istituzioni per quello che rappresentano, per quello che possono garantire a tutti quanti. Allora, io dico questo, ho scritto questa lettera a chi lavora nelle istituzioni, perché molte volte chi lavora nelle istituzioni, diciamo così, qualche volta se c'è qualche problema, e c'è anche qualche problema delle istituzioni, diciamo così, si accresce quel senso di diffidenza, di individualismo, per cui le istituzioni mi devono garantire soltanto il mio individuo, oppure proprio non mi riguardano, no? Molte volte direi che c'è tantissime persone che in realtà lavorano nelle istituzioni dando tanto, legandosi con senso di onore, disciplina. Poi basta il famoso albero che cade e quello lì fa ovviamente molto più rumore, no? Allora, l'immagine che avevo io era quella del filo, in realtà non è un'immagine mia, l'immagine di Madeleine de Brel, una grande cristiana, mistica quasi, francese, dagli anni 30, agli anni 60, assistente sociale, una personalità molto politica,
molto attenta alle domande di quella generazione prima e subito dopo la guerra, e lei parlava del filo. E quando, diciamo, la grande capacità è quella di non far vedere il filo, per cui non si deve vedere, dopo siamo in una generazione in cui se non si vede non conti, se non te, poi si pensa anche il contrario, cioè che se ti si vede conti, e dice effettivamente la grande capacità è quella del filo, cioè di tenere unito i vari pezzi della nostra casa comune, che sono le istituzioni, e certi versi non si devono vedere, lo vediamo quando si sfilaccia, lo vediamo quando non funziona. Quindi era questo il senso, credo, per cui la risposta è dire in un momento di grande crisi, di sfida, di progetto verso, di visione verso il futuro, a maggior ragione c'è la necessità di istituzioni che sappiano rispondere a queste domande e di una grande alleanza tra cristiani e uomini di buona volontà, come dicevi tu, per rispondere, perché sia garantita la dignità e l'uguaglianza di tutti i cittadini. Bene, allora ho capito alcune cose almeno, ma secondo aspetto, un altro aspetto su cui bisogna riflettere è che si rischia di ridurre queste questioni a un problema, come dire, di piccolo cabotaggio. Tra i tanti problemi che ho nella vita, vabbè, mi occuperò anche delle istituzioni e vabbè, ho capito, anche se non ho fiducia nelle istituzioni, devo trovare la maniera di cooperare, di collaborare con quelli che invece la fiducia ce l'hanno, e dobbiamo trovare il modo di andare avanti insieme, di riformarle, no? Questa è la prospettiva. Ma sembrerebbe una cosa importante, bella, serve sicuramente ai più deboli, perché sono quelli che non hanno amici potenti, non hanno denaro, non hanno potere in qualche maniera per risolvere i loro problemi, quindi quando poi i problemi avanzano, quando si ammalano, quando hanno una crisi familiare, quando hanno un problema di vita, possono sperare solo nelle istituzioni. Chi ha potere, chi ha soldi, chi ha amici, può sperare in questi, nelle istituzioni. E allora ho capito che questa risposta a me piace e tutto sommato mi sembra che corrisponde a quello che uno cercava di fare quando si impegnava appunto nel lavoro di magistrato. Magari non sempre ci riusciva, ma il tentativo era quello. Però appunto sembra una cosa che si può mandare avanti, o almeno mi sembra che rischi di sembrare una cosa che si può mandare avanti senza compromettersi troppo, cioè facendo un'attività di piccolo cabotaggio, appunto, come dicevo prima. E mi viene invece in mente una cosa che o si trascura del tutto dicendo ma è scritta in maniera così complicata che non la capisco, poi non è mai stata approfondita e quindi tutto sommato chissà che significa, lo scopriremo dopo. Sto parlando dell'Apocalisse, è una cosa che infatti in genere non si legge, quando si tenta di leggere non si capisce che dice, effettivamente. E c'è un capitolo 13 che chi ha voglia si può andare a rivedere, ma poi probabilmente invece in buona parte l'abbiamo incontrato, tra l'altro di recente ne hanno riletto dei brani, in cui si racconta, si profetizza in realtà, raccontando la storia della vita della Chiesa nel mondo, perché questo è il racconto dell'Apocalisse, che questo gruppo di persone che si chiamano Chiesa e che cercano insieme di andare verso questo futuro non chiaro, è destinata a scontrarsi sempre con due tremende bestie che vengono raccontate appunto con un linguaggio che viene definito non a caso apocalittico. Quando uno lo legge dice mamma mia, cioè io vado da un'altra parte, non voglio fare questa battaglia qui. E si racconta la prima bestia abbastanza chiara, poi lo sappiamo tutti, cioè rappresenta l'impero, alcuni dicono l'impero romano, l'impero dei Medi, per cani, non importa.
senso del libro è appunto una profezia, rappresenta il potere quando vuole essere nella sua forma più violenta, quando vuole reprimere appunto la parte umanitaria. E allora si racconta di questa bestia che fa cose tremende, più o meno meravigliose, ma insomma diciamo con cui i cristiani, in quel racconto lì, uno decide, vabbè, ma l'hanno scritto per sbaglio, San Giovanni stava pensando a un'altra cosa, non so, non era nel XX secolo. Oppure si deve porre problema perché racconta proprio, dice che con quella bestia non si può andare d'accordo, anche perché fa cose brutte, e fa cose brutte anche a me, meglio non andarci d'accordo. E c'è poi una seconda bestia molto interessante, a me è sempre molto interessato molto, perché è quella che convince l'umanità che la prima bestia fa bene e la convince in qualche maniera a seguire, a mettersi d'accordo con la prima bestia, ma non mettersi d'accordo per paura, ma no, proprio perché c'ha ragione, perché è una bella cosa, perché in fondo è interessante. Cioè, traduciamolo con linguaggio moderno, è la cultura dei mass media. Noi viviamo in un mondo, non solo noi, ma adesso di più, diciamo così, in cui i mass media in qualche maniera spiegano che il potere in qualche maniera funziona bene e ci si può andare d'accordo. Allora, il problema è che invece nell'Apocalisse dice no, no, non ci si può andare d'accordo. E allora uno che legge l'Apocalisse dice, ma appunto, o lascio perdere, non importa, è scritta in maniera oscura, non capisco bene che significa, la Chiesa non ce lo fa leggere quasi mai, che significa che in fondo non lasciamo perdere, eh? E ha risolto il problema appunto continuando a fare una vita di piccolo capotaggio, usando come può la sua testa, ma non confrontandosi con un vero ascolto della parola che possa convertire, diciamo. Oppure si dice, ho capito, hanno fatto bene i monaci, probabilmente quelli che in qualche maniera hanno detto questo mondo non funziona, quindi non posso mescolarmi con questo mondo, io ho capito che sono chiamato a un'altra cosa, vado a fare il monaco, senza arrivare alle forme degli stilofoni, quelli che non sono, io non credo che, so come facevano, ma non ci ho mai creduto, con quelli che stavano sulla colonna, no, per tutta la vita, o perlomeno per gli stiliti, ecco, scusate, non è più. Però anche senza arrivare a quelli, in generale a quelli che andavano nel deserto, facevano una vita da monaci, poi magari ogni tanto li chiamavano a fare i vescovi, impedivano di fare i monaci, però erano gente che aveva, dice, io non riesco a starci in questo mondo, non riesco a andare avanti. Rossi fa così, trovando la forma moderna per farlo, oppure si immagina che sia possibile, come invece adesso il nostro buon amico Zuppi ci diceva, che sia possibile impegnandosi collaborare non evidentemente con la bestia con cui non è possibile collaborare, ma immaginando che nella storia, come dimostra il Natale, ci si può incarnare e riuscire a, come dire, santificarla dal di dentro, perché sennò il Natale perderebbe significato. Invece Freud dice, no, no, si può incarnarsi in qualcosa che possa funzionare e far diventare santo questo mondo che se no sarebbe quello della bestia rappresentata in Apocalisse. Però si fa presto a dirlo. La domanda è come ci si può riuscire. Probabilmente una risposta, non so se l'unica, ma una bella risposta che a me è sempre interessato appunto quando ci pensavo, è quella che ha dato a suo tempo San Francesco, che come probabilmente voi sapete è quello che ha inventato la parola ministri, o meglio, la parola ministri esiste da sempre, significa servitori, scriveva in latino, significava servitore. San Francesco ha inventato la sua applicazione alla società civile. Ha detto chi fa il pubblico funzionario deve essere un ministro. Noi poi nella storia, noi umanità, siamo molto bravi, abbiamo preso la parola e dimenticato il significato. Per cui adesso nessuno, sentendo la parola ministro, pensa alla parola servitore, cioè deve essere proprio un cultore della lingua latina oppure, non so, qualcosa del genere, per sapere che dovrebbe significare quello. Ecco, questo invece è probabilmente una strada interessante.
forse l'unica, per fare dell'esercizio del potere un esercizio di servizio. Come ci si riesca è però un problema quotidiano non modesto, ma in parte il cardinale qui già ce l'ha spiegato. C'è un aspetto che lui ha già introdotto, che è questo: noi viviamo in questo momento storico e in Italia, e in questo senso siamo fortunati, anche se non ci viene da dirlo spesso, perché appunto abbiamo la nostra Costituzione che in questo senso rappresenta un passo molto importante, ma infatti per questo o non se ne parla mai, oppure viene sempre deformata, cioè ne parla, per cui ci fate caso, qui siamo in ambiente di giuristi, le idee sono a dir poco vaghe, spesso contraddittorie, e non rappresentano quasi mai lo spirito della Costituzione, non si spiega, cioè nella cultura normale tutti protestano perché la Costituzione non viene realizzata, questo quando va bene, cioè quando uno ci tiene a realizzarla, e nessuno si rende conto che non viene realizzata perché è compito di ogni generazione realizzarla, se non va è colpa mia, anche mia, è colpa di questa generazione che si è dimenticata che si chiede, che si è dimenticata di studiare, l'educazione civica non si studia. Quando la si studia non si sa quale professore assegnarla, perché non c'è, a me fanno pena, poverini i professori, a me chiamano spesso nelle scuole, per le lezioni sulla Costituzione, e quelli che mi chiamano sono persone in genere di grande impegno, perché sennò non mi chiamerebbero, cioè cercano di capire eccetera, ma spesso non hanno proprio gli strumenti, materia, nessuno gliel'ha insegnato a scuola, i professori di lettere, poi meno degli altri, adesso dovrebbero farlo tutti. Ma chi parla mai all'università della Costituzione al di fuori di lì? Ma quando poi non sempre se ne parla in maniera intelligente. E quindi invece è un progetto che aspetta di essere realizzato. Allora la domanda è: come dei cristiani possono impegnarsi in questa strada senza dare la sensazione di volersi, come dire, impadronire della Costituzione, che invece giustamente è una cosa che deve servire, deve essere per tutti i cittadini, non solo per quelli che si sentono cristiani. Quindi primo problema, come occuparsene in fondo seriamente, eccetera, come cominciare a farlo così seriamente, molto più di prima, senza creare questo problema né nel nostro animo né in quelli che ci guardano, diciamo, o ci studiano, dicendo che vuole combinare questo qua. E secondo aspetto, però, al contrario, senza fare della Costituzione, come dire, un idolo, perché pur apprezzandone tanti aspetti, qua adesso l'abbiamo decantati finora, è chiaro che per un cristiano non è la Costituzione che salva, quindi non può essere, se no in questo testo diventerebbe di nuovo come per gli ebrei. Il problema della vita invece non sarebbe inutile, tutto appunto il Natale, l'incarnazione e tutte queste altre cose. Quindi sono questi due problemi, appunto non impadronirsene e però non farne un idolo, e a me interrogano molto, soprattutto quando ancora facevo il giudice, interrogavano moltissimo, cioè è un problema di tutti i giorni. Ultima considerazione, che non so dove porti, perché la sto ancora facendo, ancora non so la risposta anche per lì, ma non so neanche se è una domanda, cioè questa: se uno riflette su qual è la concezione che noi abbiamo della democrazia, grosso modo si accorge che in fondo noi, mondo diciamo occidentale, adesso per dire un po', che abbiamo riflettuto su queste cose al massimo, rischiamo di vedere la democrazia solo come la capacità di creare strutture e istituzioni che rendono sempre più allargata la base di quelli che partecipano all'esercizio del potere. Il problema è, dice, il potere c'è, va bene, cerchiamo di renderlo una cosa buona, la cosa importante della democrazia qual è? Che decidiamo tutti, che non emarginiamo nessuno, che allarghiamo appunto la base, ma se ci limitiamo a quello, e purtroppo spesso così facciamo, e culturalmente sembriamo orientati così, rischiamo solo di allargare la base di quelli che esercitano il potere in maniera
bestiale, direbbe l'Apocalisse, o comunque scorretta, distorta. Aumentiamo solo il numero di persone, come infatti facciamo per certi versi di fronte all'immigrazione, cioè noi abbiamo il potere, decidiamo in maniera democratica, corretta, regolare, eccetera, quello che è giusto, quello che non è giusto, escludiamo gli altri e abbiamo risolto il problema, siamo democratici. E tutta la nostra elaborazione culturale tende un po' da quella parte, cioè la prima cosa che ci interessa, non voglio dire tutti, è allargare la base di quelli che non stanno tanto male, di quelli che partecipano al potere, di quelli che in qualche maniera contano, ma non abbastanza di invece modificare dall'interno il potere, per cui allargando la base, per carità, niente di male, anzi è fondamentale, ma soprattutto modifichiamo il potere, nel senso che abbiamo detto finora, cioè che sia un servizio, come diceva San Francesco, non un posto di potere. Poi non ci riusciremo tutti i giorni, non ci riusciremo in maniera definitiva, va bene, questo è un problema che appunto ce l'avremo per tutta la vita, però l'impostazione è diversa, non è solo allarghiamo il potere e cerchiamo, allarghiamo la base e cerchiamo di stare bene e d'accordo nel maggior numero possibile, ma cambiamo dall'interno il potere proprio perché dall'esterno non è saggio cercare di cambiarlo. Quindi educhiamo i funzionari, gli impiegati, le persone addette anche quando fanno cose che definiremo umili, che non lo sono mai, e tutti i cittadini anche a un senso del potere che non è solo la divisione di quello che può fare le cose, ma è fare le cose giuste perché ha il potere di riuscire. Adesso aspetto le risposte. Ecco, grazie. Ma cerco di essere rapido, quando parlava Maurizio direi che il sempre chiaro ma sempre dialetto versetto del Vangelo date a Cesare, di Cesare, a Dio quello che è di Dio. Qualche volta le confusioni sono tutte due direzioni, facile Cesare, e vuol dire anche tante cose, vuol dire anche ideologia, che vuol dire uno stato etico che va contro la persona, che vuol dire quello che, diciamo così, quell'idea un po' anti-istituzionale che per cui l'istituzione sembrava in fondo soffocante, quel vestito stretto. Il problema non è divagrire per dare il vestito, ma provare a costruire un vestito e a cercare un vestito che risponda alle, in cui sta bene, che risponda davvero alle domande delle persone, che cambiano, che si trasformano. In questo senso le istituzioni hanno anche sempre una necessaria trasformazione, ed è quell'impegno, diciamo, che con onore e disciplina, in particolare quelle pubbliche, ma per certi versi lo sono tutte, che dobbiamo onorare, no? Quando prevale per esempio una logica burocratica possiamo avere anche un perfetto funzionamento, ma può essere pericolosissimo, perché io burocraticamente mi butto via, perché io burocraticamente non so più rispondere alla tua richiesta, per certi versi quasi ancora peggiore, no? Allora qualche volta infatti, diciamo così, si segnano sempre gli spazi, gli interstizi, i favori, le corsie parallele, quelle che permettono di superare, diciamo così, una logica burocratica, meramente burocratica, quando questa non risponde più alle domande e alle necessità delle persone. No? Bene. Mi vengono diversi esempi su questo, in cui poi quando la burocrazia diventa inestricabile, è terribile, no? Cioè, all'idea appunto che non puoi fare più niente, ne diventi vittima, diventa un meccanismo che toglie dignità alla persona, valore alla persona, paradossalmente. No? Quindi il dare a Cesare quello che è suo. Io credo che la distinzione,
anche dare a Dio quello che è di Dio, ci aiuta a vedere anche a dare a Cesare quello che è di Cesare. È molto pericoloso quando nascondiamo Dio come se appunto fosse del tutto un fatto privato, intimistico, dove non c'entra niente, come ovviamente può essere pericoloso al contrario, ma quando Cesare si fa Dio è pericolosissimo, molto pericoloso. Almeno io sappiamo tendenzialmente dovrebbe essere amore, dovrebbe, è amore, ma per qualcuno magari poi dice che lo capisce meglio di Dio, te lo spiego io, e lui ancora non l'ha capito. Però tendenzialmente quando Cesare si fa Dio è appunto diventa la bestia. Non siamo molto migliorati. Cioè il libro dell'Apocalisse, che è complicato, difficile, pieno di allegorie, ma è straordinariamente importante, perché ci aiuta a capire nell'Apocalisse, tant'è vero che nel linguaggio comune noi diciamo è un Apocalisse, no? E che cosa fa il cristiano? Che come attraversarle? Verso dove andiamo? Ma ci aiuta a guardarle, a vederle, ad affrontare, non a nasconderci o a nasconderle. Io consiglio, se qualcuno l'ho rivisto qualche anno fa, se qualcuno vede o gli va di vedere con un po' di pazienza, ma un film bellissimo, Settimo Sicilio. Caspita, quanto diciamo così aiuta. Una certa età, questo è sicuro, che consiglierei a molti, perché diciamo così, che è appunto l'Apocalisse, che è l'affrontare la sfida del male e senza, appunto senza scappare o senza essere travolto. Quindi dare. L'ultima cosa è quella sulla laicità, poi devo dire buonissima citazione che mi sono dimenticato prima, che però a cui tengo molto, è quella sulla laicità. Ora, i cristiani e le istituzioni non saltano la necessaria, indispensabile laicità, ma il cristiano nell'istituzione a maggior ragione vive il suo impegno nell'istituzione come servizio, appunto da ministro, senza il gioco delle parole, e se lo viviamo come servizio, credo che il rapporto tra il cristiano e le istituzioni è un rapporto reciprocamente importante, perché aiuta a comprendere le proprie possibilità per quel benessere, no? Di cui anche riflette la Costituzione, ma è qualcosa che appunto aiuta a rendere più umana la vita di tanti, diciamo così, e quindi anche a cambiare le istituzioni perché siano davvero così, no? E non vivano in una logica che diventa impersonale, quindi contro la persona, no? Ma sempre con la laicità. Credo che pensare a ridurre la laicità a individualismo, a farsi gli affari propri, è davvero improprio, davvero sbagliato. Il cristiano vive con le necessarie mediazioni, ma con lo spirito del cristiano, perché viviamo dentro la realtà, dentro la storia, e non costruiamo delle istituzioni parallele per quanto riguarda il bene comune, la casa comune. In questo senso il corso del servizio è qui dare a Cesare quello che è suo. L'Apostolo in molti casi chiede di essere dei buoni cittadini, no? Ma ricordandosi sempre che dare a Dio quello che è di Dio, non confondere niente.
una cosa la citazione che volevo dire era, se qualcuno l'ha sentito, sicuramente molti l'avranno letto qualcosa di lui, è il professor Serianni, grande dantista, perché nel mi colpì tanto, lui purtroppo è morto tragicamente, è stato investito in auto, un uomo di grande intelligenza, di grande garbo, di grande cultura. Però la cosa che volevo ricordare questa sera con voi era che nella sua ultima lezione lui disse ai suoi studenti: voi sapete che cosa siete voi per me? Lo Stato. E ho trovato questo così profondo, così vero. Cioè, voi siete per me lo Stato. E poi che appunto, che con molta passione, con molta intelligenza, ha svolto il suo servizio, il suo compito, il suo ruolo, la sua professione all'interno dell'istituzione universitaria e via dicendo, voi siete per me lo Stato. E io sono, ho servito lo Stato che però siete voi. Quando lo Stato è una roba personale o una cartella un fastidio, quindi quando non c'è più dall'altra parte una persona, io non sono il volto dell'istituzione, della struttura dello Stato per quella persona lì, diventa per tutti più pericoloso e anche diventa facilmente il limite dell'istituzione. Ma credo che abbiamo il dovere di garantire che le istituzioni sappiano rispondere alle tante domande e soprattutto rispondere al bisogno delle persone che la compongono, che le compongono, o meglio, che le componiamo. Scusate, ma ecco, la cosa che non era questa, ma infatti fa tanto sorridere qualche volta, no? Perché, ma più cose, ma persone anche mi hanno chiesto, ma adesso che sei cardinale, voti? No, ma davvero? Allora, io pensavo che i cardinali non votassero, che non potevano più votare. Dico, insomma, poi, cioè, l'idea, diciamo, come dire, di un'extra categoria, non so come dire, ecco. Qualche volta i cristiani sono esenti, a volte si esentono, al contrario non possiamo esonerarci dall'essere buoni, no. Dall'altro non sono cittadino del Vaticano. Va bene, ma insomma. Però ecco, il servizio non è buonismo, eh? Però se lo dico, perché siccome ho condannato anche un po' di gente, mi è toccato farlo, però era. Ecco, io credo che possiamo chiudere qui. Chi ha dei dubbi sul fatto che l'Unione Giuristi Cattolici possa essere una forma confessionale o comunque un voler subordinare il proprio essere giuristi in qualsiasi attività si faccia a una gerarchia cattolica, ha ricevuto delle risposte, secondo me. Noi dobbiamo essere prestatori di servizio. Permettetemi di ricordare una cosa quando ero Presidente della Corte, no? Inaugurazione dell'anno giudiziario. L'affermare il fatto che essere giudici, essere Presidenti della Corte, è essere servitori dei servitori. Cioè il servizio è ciò che ciascuno di noi è chiamato a fare. La seconda cosa è la necessità che il proprio essere cattolico non sia sbandierato, ma sia applicato nel modo in cui io mi rapporto all'istituzione, mi rapporto ai fratelli. Io direi che non c'è bisogno, perdonatemi, ma direi che possiamo, rimane a noi, a me personalmente, ma credo a molti, se non a tutti, il desiderio di ripetere, che non è comune. Che non è comune a questo tipo di incontri. Io devo dire che a me capita spesso di sentire Don Matteo e di aver voglia di risentirlo.
Ecco, vediamo, credo che ecco, una delle cose che dobbiamo fare come giuristi cattolici è quella di organizzare dei momenti di incontro, non solo per i giuristi, ma perché i giuristi offrano un servizio, e torno sempre al discorso del servizio, ovvero offrano un servizio alla collettività. Io adesso chiederei a Don Matteo di chiudere questo momento, secondo me molto bello, ma credo che credo da quello che la permanenza alle 7 di sera, sappiamo tutti come i professionisti alle 6 e mezza in genere scappino via tutti perché hanno da chiudere lo studio, hanno da chiudere le cose. Il fatto di questa presenza così compatta e così fedele ci dà certezza dell'esito positivo. Ecco, chiederei a Don Matteo di chiudere questo nostro incontro. Andiamo in questo modo, personalmente davvero ringraziando per l'opportunità, chiedendo per ognuno di noi al Signore che si è fatto servo di essere dei servitori attenti del bene comune, con quel di più deve essere dei cristiani, che è l'amore. Può essere un accessorio per tutti, per noi no, costitutivo, che è quel di più che dà l'anima alla città degli uomini. E poi ricordiamo la nostra preghiera di tantissime che sono state colpite nell'Anatolia, migliaia di persone, tanta sofferenza, tanto dolore. Il dolore può dividere, ma il dolore può anche farci sentire davvero quanto siamo tutti sulla stessa barca e quanto le apocalissi arrivano, e in queste dobbiamo saper testimoniare una forza più grande. Dall'altro c'è anche un legame ulteriore, perché il vescovo dell'Anatolia è un padre gesuita, molti lo conoscono, padre Bizzetti, che è stato qui a Bologna per tanti anni. Alcuni preti siamo stati a novembre proprio in quelle zone, la sua cattedrale è quella distrutta per il morto questa notte. Quindi ricordiamo, riportiamo nella nostra preghiera e nella nostra solidarietà. Padre nostro, sei nel cielo, sia santo.